Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Io sinceramente da questa carta mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque non è una carta bruttissima. Comunque c'è stato un upgrade, perché la versione base tipo aveva un 4 di abilità e 3 di piede debole, invece questa carta ha 5 di abilità e un 4 di piede debole. Beh, poi anche stats migliori. E ha stats migliori rispetto alla versione Footmas. Però. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, se non vi piace dislike. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina per non perdervi ogni nostro video. In descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. E ragazzi, allora, secondo Footbin come esterna 87, come ala a un 88. Allora, io sinceramente parlando, le statistiche da esterno, da ala, ce le ha. Senza dubbio ragazzi. Il problema è quando l'ho provato. Perché cosa è accaduto? Beh, la velocità la vediamo, è ottima, veramente un fulmine. Dribbling ci sta, è un giocatore ai limiti dell'agilità, nel senso che ha 98, quindi quasi perfetto a livello di agilità. Però ha un equilibrio un po' scandaloso. Poi non ha forza, non ha la benché minima forza fisica. Perché allora 72 in fisico? Perché ha un 73 in salto e un 89 in resistenza. Ha una resistenza buona e noi, come ben sappiamo, gli esterni corrono parecchio. E comunque una resistenza lui buona. Dicevo del dribbling, ha 5 skill che assolutamente sono un pro. E devo dire ci stanno a pennello con un dribbling del genere, appunto le 5 skill, perché è piacevolissimo con questa agilità, con questo controllo palla, con questa reattività e con questo dribbling puro. A dire le 5 stelle skill sono veramente una gioia per gli occhi, ecco. Una freddezza discreta, purtroppo discreta. E va bene, ci siamo. A velocità, a dribbling. Abbiamo anche 4 stelle piede debole, c'è un grande ma nelle 4 stelle piede debole, il suo piede preferito è il destro, e usa molto il destro. Il mancino purtroppo mi è sembrato un po' deludente, non sono per me 4 stelle, sono più un 3,5, comunque non da buttare, ecco, all'occorrenza potrà sfruttare il suo piede non preferito. Vi devo dire del tiro, beh, non è un giocatore che segna molto. E su questo, assolutamente, a parer mio, non ci piove. Io l'ho provato come esterno destro, l'ho provato come COC e forse l'avrò provato anche come attaccante, ma non penso. Esterno destro e COC sicuramente. Allora, da esterno, beh, si sfrutta di più la velocità. Però da COC, devo dire, se la cava meglio. Se la cava, sinceramente, meglio. Perché non va a intaccare troppo la resistenza e la forza, perché secondo me un esterno può rientrare in difesa, quindi gli ci vuole un filino di difesa che lui non ha e un filino di forza, ecco. Vi dicevo il tiro discreto, devo dire discreto, un long shot da rivedere, 81 che a inizio foot, cioè allora se lo Zano in questa versione fosse uscito a inizio foot sarebbe stato secondo me fenomenale, ma ora come ora, beh, è un po' da rivedere, perché ad esempio come alternativa in Serie A io uso Politano 87 e con lui mi ci trovo bene nonostante sia quasi monopiede. Poi esiste anche la versione 89 di Politano e sono due versioni totalmente gratuite. Invece Lozano io l'ho pagato un 130.000 crediti, ora costa un 115.000 crediti. Non è eccessivo il prezzo, però diciamo che in Serie A appunto c'è Politano che si ottiene in versione gratuita, quindi per me una versione di Lozano non è proprio, questa versione di Lozano volevo dire, non è proprio una carta da avere a tutti i costi in una Serie A. Poi c'è da capire l'ibridabilità, perché magari Politano si può ibridare con qualche giocatore della Serie A più facilmente perché è italiano, invece Lozano è messicano e vale a pescare dei giocatori buoni in Messico. Abbiamo Hernandez, l'icon del Messico. Ci sta, però, come icon italiano abbiamo Zola, abbiamo Del Piero, abbiamo Baggio.
Quindi comunque forse è lo stesso più facile da ibridare Politano rispetto a questo Lozano. Passaggio buono, ma secondo me non è a livelli altissimi, ecco. Come stile intesa io l'ho provato col base, ma vi consiglierei un Predator. Infatti volevo mettergli il Predator, ma non ce l'avevo. Dovevo comprarlo e non mi andava sinceramente di comprarlo, e quindi non gliel'ho messo. Come indice di ibridabilità, appunto, vi ho detto, non è facilissimo da ibridare. Io gli darei un 3,5. Però è un 4-5-1, se avete Malkuth Footmass si ibrida veramente facilmente. Ma se l'avete fatto, ovviamente. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 6.5. A parer mio non è un giocatore che terrei, non è un giocatore insostituibile. Io continuerò ad usare il mio buon e vecchio Politano, col quale mi ci trovo bene, e questa carta ovviamente la venderò. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF. Qui vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!